Al Piergiorgio Reale di Montone e i locali che inseguono i playoff affrontano la Pontevecchio, che condivide il secondo posto in classifica insieme al Ventinella. Partita dunque interessante anche di alta classifica, partita che finisce con la vittoria per 4-0 dei locali sugli ospiti. Partita che vive all'insegna dell'equilibrio nelle prime battute di gara. Al dodicesimo però il risultato si sblocca grazie al portiere Tassi, che realizza la trasformazione di un calcio di rigore concesso per un fallo di Cipriani su Dellarina, che Bartolo aveva servito in maniera impeccabile. Al diciottesimo il Montone ha la possibilità di raddoppiare, ma Martini la fallisce in maniera clamorosa. La Pontevecchio cerca il pareggio senza però pungere. Così verso la mezz'ora il Montone è ancora pericoloso, con Martini che non giunge all'appuntamento per pochi centimetri col pallone. Montone che si rende ancora pericoloso giocando di rimessa, ma Bartolo non sa sfruttare l'occasione. La Pontevecchio preme e Guerra a negare il Gibbs al gol del raddoppio. Così di lì a poco finisce la prima parte con i locali in vantaggio per una rete a zero. La ripresa si apre con Binaglia al posto di Cipriani nelle file del Pontevecchio e con due parate miracolose del portiere Pontegiano Guerra su Martini prima e su Gibbs poi. Al sesto ancora Guerra nega il gol ad uno scatenato Martini. La Pontevecchio non si limita a difendere, ma al settimo va vicino al pari con Ameti, che la palla con palla che finisce sull'esterno della rete. Al quindicesimo il Montone però raddoppia grazie a Gibbs, che trasforma un altro calcio di rigore concesso per un fallo di Battaglini su Martini. Anche questa volta, in questa circostanza, il portiere Guerra intuisce la traiettoria, tocca la sfera, ma finisce comunque dentro la propria porta. Al ventesimo il Montone porta tre le sue reti, andando in gol con Martini, che forse più di tutti meritava proprio questa marcatura. Al 28esimo la Pontevecchia ha un sussulto, rendendosi pericolosa con Vinciarelli. Un minuto dopo potrebbe anche accorciare il risultato, ma Jelpo si fa parare un tiro di rigore concesso per un fallo di Fodaroni su Vinciarelli. Nel finale il neoentrato Colley del Montone saggia i riflessi di Guerra, che non si fa sorprendere. Guerra che però non può nulla al 45esimo su il neoentrato Ceccarini, con palla che finisce dunque in fondo alla rete. Finisce dunque con un largo successo del Montone, che corona così una bella prestazione. Per la Pontevecchio invece una giornata tutta da dimenticare. Ma io penso che il primo tempo potevamo fare altri 2 o 3 gol. La squadra ha giocato veramente bene, ha giocato da squadra come sta facendo gli ultimi periodi. È una squadra che viene da 8 risultati utili consecutivi, sta facendo valere quello che sono le proprie qualità e i propri mezzi. È un gruppo di ragazzi che quando seguono, penso che ce ne sono poche di squadre. Beh, c'è poco da commentare, sono stati molto più bravi di noi, molto più cattivi di noi, e arrivavamo secondi su tutti i palloni, abbiamo perso tutti i contrasti, purtroppo se si interpretano così le partite non si può giocare a calcio.